Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e oggi siamo qui ritornati su Stumble Guys per andare a sbloccare altre skin della collaborazione con Monopoly. Nel video dell'altro giorno siamo andati a shoppare queste due offerte qui, quindi abbiamo sbloccato queste due skin principali qua. Quest'oggi ho già shoppato due di questa offerta Monopoly con 750 soldi del Monopoly e 3500 gemme, quindi ci siamo farciti per bene sia di gemme che di soldi del Monopoly. Ma quest'oggi andrò a dare priorità alla ruota Monopoly, quindi questa qui con i soldi del Monopoly, cercando di sbloccare quante più skin possibili appunto di questa ruota qui. Poi in un prossimo video, quindi mi raccomando, lasciate tanti bei mi piace per supportare questi video di Stumble Guys. Andremo appunto a girare la ruota del signor Monopoly con queste altre skin qui, con tutte queste gemme che abbiamo, gemme che sto continuando a trasferire ad alcuni di voi che stanno utilizzando appunto il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Stumble Guys. Infatti sto continuando a trasferire sia gettoni in realtà che gemme ad alcuni di voi che appunto utilizzano il mio codice creatore. Sto selezionando a caso alcuni di voi che principalmente mi scrivono su Instagram, dove mi potete mandare anche lo screen che state utilizzando appunto il mio codice creatore, ma alcuni anche dai commenti YouTube. Ripeto ragazzi, solo alcuni, ho i trasferimenti limitati mensilmente. Lo ribadisco ogni volta perché c'è qualcuno che continua a scrivermi come se le mandassi a tutti quanti. No raga, io ogni volta che ho spammato questa cosa l'ho sempre specificato che non avevo i trasferimenti illimitati. Sarebbe stato figo. Mi raccomando ragazzi, lasciando un bel mi piace appunto, iscrivetevi al canale per non perdervi poi i prossimi video, dato che andremo appunto a girare anche quest'altra ruota qui. Detto questo, andiamo subito con 300 soldi del Monopoly e vediamo se riusciamo subito a sbloccare qualche bella skin. E si parte subito con quella mitica, che è quella che vorrei sbloccare principalmente, perché c'è quella speciale che è più rara, però raga, questa qui mitica è veramente bella bella bella, il Dog Token. Tra l'altro ragazzi, abbiamo visto che nelle modalità del Monopoly c'è un'altra skin di queste qui, degli animaletti. Mi sembra il pinguino è stato messo nelle varie modalità. Abbiamo due settimane per sbloccarla, speriamo di riuscirci. Niente, ci sta dando a manetta questa epica, giustamente perché è quella meno rara e l'abbiamo già completata. Ma un po' di quelle leggendarie che fino a mo' non ce l'hai proprio manco date. Oh, ma perché raga, stavolta sono 5 le skin da cui dobbiamo andare a prendere i vari frammenti, quindi qua diventa abbastanza complicato. 130 sono i frammenti della skin speciale. Io ragazzi ve lo dico subito, ve lo dico immediatamente, così almeno poi magari non arrivate alla fine del video delusi eccetera eccetera. Io in questi giorni proverò a girare alcune volte questa ruota, ma non farò come ho fatto con Mr. Beast, dove ho continuato a girare finché non le sbloccavo tutte. Aspetto le prossime ruote, perché tanto come avete visto con Mr. Beast, dopo qualche ruota di qualche settimana da quando erano uscite le prime, hanno iniziato a far uscire delle ruote dove alcune skin che erano rarissime prima le hanno totalmente svalutate, come la prima skin mitica che era uscita di Mr. Beast. Quindi sì, attenderò. Tra l'altro, raga, non so se avete notato, non è che mi dispiaccia poi tanto, però era giusto per farvelo notare, abbiamo trovato due volte quella mitica, due volte quella speciale, cinque volte e quattro volte quella epica, e questa non l'avevamo ancora trovata, quella dell'hotel. Cioè quella dell'hotel non l'avevamo ancora trovata, quando invece avevamo trovato diverse volte sia quella speciale che quella mitica. Meglio, meglio, perché ovviamente quelle lì sono quelle più rare e sono quelle più importanti da trovare attualmente. Però ecco, non vorrei che magari io adesso mi impicco a cercare di sbloccare sia quella speciale che quella mitica e poi magari uscirà un'altra ruota dove sarà più facile sbloccarle entrambe. Quindi io shopperò il giusto per fare i video e fare i soliti contenuti che vi piacciono tanto e che mi piacciono tanto girare, registrare più che altro. Poi nelle prossime settimane, quando sicuramente usciranno altre offerte di queste skin, andremo ad approfittarcene e vedere un attimino ciò che succede. Comunque, quella epica ovviamente l'abbiamo già sbloccata, ma di solito si sbloccano appunto con 10, massimo 20 giri, quelle epiche. E adesso l'obiettivo è quello di riuscire a sbloccare almeno le due leggendarie con questi 1500 soldi del Monopoly, perché quella mitica, ovvero questa qui, e quella speciale saranno un po' difficili da sbloccare con 1500 soldi del Monopoly. Però almeno le due leggendarie le volevo riuscire a sbloccare, o comunque se non riesco a sbloccarle entrambe quelle leggendarie, mi accontenterei anche di una sola di quelle leggendarie e un bel po' di frammenti di quella mitica e anche magari di quella speciale. A quel punto potrei anche un po' accontentarmi, diciamo così, poi da capire. Però comunque ne stiamo trovando un po', di quella mitica, quindi non mi ritengo proprio insoddisfatto. Quindi vediamo un po' quello che succede, raga.
Allora, ci mancano poco più di una decina di giri da fare. E la situazione più o meno è questa. Una leggendaria quasi finita, l'altra proprio leggermente al di sopra di un quarto dei frammenti che ci servono, mitica anch'essa, mamma mia, proprio messa male, e in realtà anche la speciale non è messa benissimo. 11 giri per l'esattezza ci mancano ancora, e la situazione è catastrofica. Cioè, totalmente catastrofica. Cioè, pensavo potessi andare decisamente meglio. Cioè, qui ci serve veramente una di quelle botte da 50, 60, 70, 80 mila frammenti. Perché se no... Cioè, guardate, pure la speciale, ragazzi, siamo ben lontani dal poterla sbloccare. La situazione è veramente tragica. Questa l'abbiamo completata, la casa. Dobbiamo completare anche l'albergo, che però comunque è sempre leggendario. Cioè, per quanto nel gioco del Monopoly l'hotel sia più importante della casa, qui su Stumble Guys l'hotel ha la stessa rarità della casa. Di conseguenza, perché c'è stata tutta questa differenza nell'andarli a trovare? Cioè, guarda, ho ritrovato la casa, cioè continuo a trovare la casa di continuo. Di continuo, ragazzi, incredibile. Dacci l'albergo, va bene anche la mitica, per carità. Certo, di 6 in 6 affitteremo, boh, non lo so, tra 20 anni. Guarda, di nuovo la casa, basta. Ci ha dato altri 20 frammenti della casa da quando l'abbiamo completata. Dacci l'albergo. Oh mio Dio, non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso veramente credere. Niente, di nuovo, ok, 15 dell'albergo, ok, una bella botta di salute, una bella botta di salute. Ecco, questa è la situazione, quindi quasi a metà del dado, vabbè, praticamente a un quarto circa, anzi oddio, quasi un terzo del token, del Thimble Token, e a metà circa dell'hotel, e ci manca un singolo giro da fare. Ci dai 50 mitiche? Ci dai 50 dadi? Ma magari... Dacci 50, eccolo lì, no, niente. Niente 50 dadi. Oh, però... No, la epica, no, dai, no. Manca a far così all'ultimo giro, che scam. Vabbè, nel frattempo abbiamo farmato un po' di gettoni super che ci servono ancora per fare vari giri, perché poi nei prossimi giorni dovremo continuare a fare anche le ruote super. Cioè, abbiamo un po' di cose da fare, eh. Comunque, abbiamo sbloccato la casa ieri. No, non ieri, vabbè, l'altro giorno nel video in cui siamo andati a sbloccare le altre skin del Monopoly. Non abbiamo più utilizzato l'altra scia, gli altri passi che avevamo sbloccato, ovvero questo qui del Monopoly Money. E direi che ci sta come accoppiata. Vai, andiamo, foglia di Monopoly, continuiamo a giocare qui, che va completato, perché sennò il pinguino non lo sblocchiamo più. Se è sempre il pinguino, effettivamente ricordo bene. Ovviamente si inizia da Monopoly Rush. Cerchiamo di giocarcela abbastanza bene, come abbiamo fatto il video l'altro giorno, raga, che non siamo andati male nella mappa del Monopoly. Anche perché voglio dire, abbiamo la skin, quindi dobbiamo portare in alto il nome del Monopoly, no? Sta per passare il treno. Sto iniziando a capire bene o male le tempistiche del treno. Quello è riuscito a prenderlo. GG per lui. Io qua, raga, ci voglio passare. Vediamo. Ok, perfetto. Vedete, quelli ovviamente sono riusciti a passare meglio rispetto a noi, ma ci sta, perché sono passati di là. Dai, fratello, non mi scivolare così. Guarda quanti metri ci ha dato la banana. Oh, no. Qui come faccio a salire direttamente da lì? Ma mi sa che non posso, raga. Ma sapete, da qua mi sa che non posso, devo scendere per forza qui. Perché l'altro giorno non capivo come andare di là, e questo pure effettivamente ha tagliato qui. Vabbè, facciamo un calcio così ci sbrighiamo. Ok. Il treno, let's go. Qua l'acqua, raga, vi consiglio sempre di passare a destra. Vi tagliate una bella porzione di mappa. Raga, con questi getti d'acqua devo ancora regolarmi un po', eh. Devo dire che con questi getti d'acqua tante volte ho la sensazione di non colpirli, e invece poi li prendo pieni. Maledizione. Maledizione, dai. No, mamma mia, sti tre, dai! Ma, signore, non l'avevo preso, dai, va bene, su, sbrigati, let's go. Rush Hour, da quant'è che non mi capita sta mappa? E tra l'altro così proprio al secondo round. Attenzione. Ma raga, lì c'è già qualcuno che ha sbloccato la mitica nella ruota, quella con le gemme. Vabbè, da te, ma dammi un pizzico della tua mamma mia. Vabbè, ma ora ti punto, eh. Ma ora ti punto, amico mio. Tu ti sei fatto un grande nemico. Allora, dicevo, raga, chissà quanta sfiga ci avrò pure in quella ruota lì. Chissà quanta sfiga. Ma perché?
Allora, non è la prima volta che faccio questo errore. Ultimamente mi è presa sta problematica mentale, perché di quello stiamo parlando, in questa mappa in cui io prendo e vado indietro con le macchine che vanno da quel lato, quindi diventa impossibile salirci sopra. Perché? Non lo so nemmeno io, ragazzi. Non lo so, ma non è la prima volta che muoio così nel rush hour nelle ultime settimane. Me prendo e salto all'indietro. Ero un po' impanicato da questo che mi stava a puntare con le motte, e mi sa che pure l'altro che ci è salito sopra, pure quello. Quindi me ne volevo andare da lì, ma ogni volta non ragiono che indietro non ci posso andare. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, vi ricordo il codice creatore GGY, tutto attaccato nel shop Istanbul Guys, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare il video. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli.